Veniamo adesso a parlarvi di uomini e donne, ma soprattutto con Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri che gli ha preferito Valeria Cardone. È fin troppo evidente che la napoletana l'abbia preso malissimo. Lo dico in quanto evidente. In quanto ormai è passato quasi un mese dal giorno reale in cui lo stesso Matteo Ranieri ha scelto la campana Valeria Cardone. Poi ovviamente prima della messa in onda sono passati circa 15 giorni. Ma insomma, fin dalla prima dichiarazione si capiva perfettamente che non aveva gradito il comportamento, o meglio il fatto di non essere scelta e che riteneva la cosa una presa in giro nei suoi confronti. E forse, insomma, se vogliamo proprio dirla tutta, qualche valida argomentazione ce l'ha pure per la sua tesi. Peraltro, le notizie sulla storia d'amore di Matteo Ranieri e Valeria Cardone si hanno solo notizie positive. Infatti i due postano foto Instagram sempre insieme e sempre dalla casa di lui in Liguria. Quindi di fatto stanno convivendo di già. Uomini e donne Federica Aversano durissima con Matteo Ranieri, non c'è stima. Federica Aversano corteggiatrice di uomini e donne. Invece tornando al focus del nostro post quando qualcuno ha chiesto a Federica Aversano se ancora stesse pensando a lui la risposta è stata abbastanza sferzante se penso ancora a lui. Questa è una domanda non ricorrente di più. E sempre la stessa corteggiatrice di Maria De Filippi ci tiene a fare la seguente precisazione. Mi hanno insegnato che quando non puoi parlare bene di una persona è meglio non parlarne. E la sua pietra tombale, ossia la conclusione alla sua dichiarazione è la seguente. Non c'è stima, mettiamola così. Ripeto, motivi per esprimere il suo dissenso li ha. Certo che oggettivamente dopo un mese che è stata non scelta, mi sembra che abbia ancora il dente avvelenato come il primo giorno. Insomma che non stia superando.